Buongiorno a tutti, io sono Alberto Porzio, co-founder e CEO di Sleep & Go, una startup nata nel 2014 per rendere le attese dei viaggiatori meno estenuanti e più confortevoli. Sleep & Go ha sviluppato un nuovo format di hospitality tramite delle cabine completamente automatizzate, high-tech, da installare all'interno dei luoghi di interesse dove i viaggiatori possono entrare, riposarsi e trovare tutti i comfort necessari. Attualmente Sleep & Go è presente nei maggiori aeroporti internazionali italiani di Bergamo Orio al Serio e Milano Malpensa, per un totale di 13 capsule operative. La prima installazione è avvenuta nel settembre del 2015. Il team Sleep & Go è composto da 8 persone, sia da una parte tecnica che da una parte amministrativa. I finanziamenti ricevuti dalla nostra startup sono stati di 500.000 euro da due business angel a fronte di equity. Sleep & Go ha chiuso il 2017 con un fatturato di circa 160.000 euro, che è circa il doppio rispetto a quello del 2016. Nel 2018 prevediamo di portare il nostro fatturato a 1.800.000 euro grazie alla diversificazione del nostro business attraverso un nuovo progetto, il progetto Hostels. Il progetto Hostels prenderà vita a Milano nell'aprile 2018 e sarà una rivisitazione del concetto di ostello attraverso delle strutture modulari che permettono di ottimizzare l'utilizzo degli spazi e avere maggior comfort e maggior privacy per i nostri ospiti. Inoltre, introdurremo una novità, che è quella del social hostel, ossia di una piattaforma che permetterà agli utenti, di interagire tra di loro, attraverso un social network dedicato alle persone presenti all'interno della struttura. Questo format, attraverso appunto nuovi finanziamenti, sia dal punto di vista dell'equity che dal punto di vista bancario, verrà replicato, in diverse capitali europee. Affiancandolo appunto allo sviluppo del nostro business di partenza, per quanto riguarda, le capsule posizionate direttamente negli aeroporti. Grazie a tutti e speriamo di vederci a Biros.